I get. Oh yeah. Ok. Aia. Madonna. Sì, per forza. Devo imparare a guardare dove metto i piedi. Solo che filmare e mettere i piedi non è proprio la stessa cosa. Aia. Aia. Porca puttana. Aia. Come è ridotto qua dentro? Oh mio Dio, non c'è più niente la scala. Ci può salire, ragazzi? Non si può. C'è un buco. A parte la torcia non è finita. Non si vede niente. No, non fare stronzate, lascia perdere, qua ci ho buttato giù le scale. Piano. No, ma qua è tutto a posto. Mi senti? Minchia, mi sono preso malissimo. Non caldo, ma... Sì, ma anche tu ti sei preso male, ammettilo. Ma cosa mi sento a cuore? Lo sai che si può andare anche di sotto, ma io non ci andrò mai nella vita, vero? Si vede. No, io non so se è il caso. C'è coraggio. Non è che vuole giù tutto. Vado, dimmi se posso disegnare. No, ci porta. Ah. Mi sa che era qui che dovevo scendere. Dove ti riporta? Ah, era un sottoscala! Quindi questo pezzo qua è il pezzo di là. Mi sa che era lì l'ascesa, l'hanno chiusa già. Ma pensa a te. È solo che qua è veramente abbandonato da secoli sto posto. Qua c'è un camino! È un camino vecchio! Guarda, qua c'era un lavandino. Cammino, ma che bello. Qua c'era un lavandino. Wow. Mi è tutto proprio schifo. C'è qualunque roba qua dentro. Ah, c'era un tubo che ci passava. Non c'è niente. No, non c'è niente, perché? Porca scarotta, ok. Se vogliamo andare giù, occhio, passiamo di qua, va. Mamma mia, lì mi interessa l'idea, se riusciamo mai a arrivarci. Che è veramente ridotta malissimo. Tra un po' crollerà giù proprio in mille pezzi, già è crollata qua. Di qua. Per entrare, ragazzi. È molto pericolosa questa. Da venire qua. I rovi. Perché stiamo già rischiando noi, sono da dei giochi. Ok, adesso io devo pezzarli perché sennò mi ammazzo. Aia! Non hai idea di come pungono. Mamma mia, è pieno di rosetti. Ma cosa sono rovi, rosetti? Che cazzo sono? Ok. A me mi spiace per le riprese che sono tutte ballate, ma... Oh, io più di così. No. Aia! Pieno di rovi, meno male che abbiamo deciso di venire in questo periodo, perché se aspettavamo ancora un paio di mesi, altro che rovetti, dovevamo finire in ospedale con i tagli che avevamo. Cosa ha trovato Tati? Un pozzo. Ho trovato un, sì, pozzo. Un pozzo. Sei stato tu? No, ma ormai è chiuso. Sì, ma è un pozzo. Ah, una pezzante. Quello è un altro pozzo. Vuoi guardare dove metti i piedi, Tati? Cos'è? Questo è un pozzo? Cos'è? Questo è un pozzo. È il caso, sì, del pozzo. Qua rischi di caderci dentro i famosi tombini. Ora si entra la
cazzo di roba era, però mi passavano di niente. Ok. Ok. Ora si entra, ragazzi. Entriamo da qua. Non so, perché guarda che forse di destra non è altro storico. Guarda dove si piedi, Veramente, perché... Eccoci qua, ragazzi. È tutta comunicante. No, scusa, parte da di qua. Sì, lo so, voglio fargli vedere. Qua finisce, scusa, perché farvi partire da di là? Devo tornare poi indietro. Qua mi sa che era il bagno, ragazzi. Che ci hanno buttato qualunque cosa dentro. Gli italiani sono la merda. Ah, bene. Ah, bene. Che bella frase. Sicuramente c'è stato qualcuno che non era italiano qua dentro. Esatto. Bella opinione. Esatto. Io non vorrei dire una cavolata, ma secondo me qualcuno veniva qua e ci portava degli oggetti rubati. Perché cioè, non è normale, scusa, trovare un stereo, una stampante, un impianto non so di che cavolo sia, e quindi diciamo tutto il resto del cielo. Che è meglio. Facciamo vedere la casa in sé, la villa. Qui c'è un'altra stanza, penso che era una cucina. Guardando. C'è un'altra stanza qui di là. Qua c'è di là. C'è una cucina. Cosa c'è? Bassa, cioè, notare, non è che io sono molto diversa. Sì, è molto bassa come casa. Possiamo vedere il resto. Qua si sale. Qua si sale. Però c'è un'altra parte a piano terra che... Cos'era? Cos'era? Era. Tipo un forno per le pizze? Oddio! Dell'epoca! Oh mio Dio, quello è un forno! Questo è un vecchio forno! Sì, però... Ma c'è qualcosa dentro, ma... Oh mio Dio, cos'è? Sembra un cane, beh! No, dimmi che non è un cane, vero? Oddio, è una bestia morta, ragazzi! Non ci posso credere. No, io non vorrei dire stronzate, ma per me quello lì mi sembra un animale morto. Devo andare vicino, beh. No, ma non è un cavallo, vero? Sembra un cavallo morto. Apri sta porta. Vuoi vedere cos'è, scusa? Cos'è, beh? Ah, no, una cosa bruciata. Madonna, raga. Mi ha preso male. Da lontano, ragazzi, sembrava una cosa... un animale morto. Mi stavo già incazzando, ragazzi. No, ok. Sono le bestie, per quello. Però bisogna sempre stare all'erba. Sto dicendo che giuntare, sappia. Vai. Ok, ragazzi. Siamo nell'altra parte. Lo senti anche tu un odore strano? Sì. Ma strano? A parte che ci sono... No, diventa strano. Un po', mi fa bene far vedere qua. Questo è il cavolo, è un bagno. Un altro bagno. No, secondo me è una cucina. C'è dei bambini. Sono un'altra stanza. Ma sembra non c'è le prime stanze. Sì, anche io ci ho pensato. Ma non si faceva vivere qua? Ti rendi conto? Comunque, notare che anche questo posto è lasciato al degrado proprio. Al degrado. Io adesso, ragazzi, non so se è il caso di salire. Proviamo qua un pezzetto, quasi mai torniamo. Ok, ragazzi, se per caso mi succede qualcosa vi voglio tanto bene. Anche io. Vai. Vado, si sembrano abbastanza solide. Tutto sembra abbastanza solido. Qua è pieno di muffa, ragazzi. Vai su, dai. E ci togliamo sto tasso. Cioè io non ne sono proprio convinta, vai. Ok, ragazzi, vi faccio vedere da così. Guarda se il pavimento si può accedere, non c'è dei buchi strani. Ma sembra che si può accedere al pavimento. Non voglio. Guarda che
Controllo. Oh mio Dio. Che puzza che c'è qua dentro, ragazzi. Ma ah. Mi è stata bruciata sta casa. È stata bruciata sta casa, c'è una puzza. Scusate ragazzi, ma sono entrato su in quella stanza, mi è cominciata a venire una nausea, paura, sono dovuto uscire. Tutto bene? Oh, mi hai spaventato un attimo, amo. Oh. Ma adesso di sfida ritorno su. Porta. Sei sicuro? Toh, tienili questi almeno, visto che devo filmare io. Voglio vedere se mi succede di nuovo. A me non è successo niente, cioè non... E che quella più malata mentale dei due sono io, non tu. Qua. A me no. In questo momento. Adesso ancora? Ancora? Qual è le cose brutte? Te lo dico io. Mi è venuta una sensazione bruttissima. A un certo punto sono dovuto tornare giù. C'è un cammino enorme. No, è murato. Aspetta. Dai, non mi fa spaventare. C'è un cammino gigante. Sei stato bruciato qui, non è sicuro. Ma è stranissimo. Fa veramente impressione. Vado? Si può andare? Non mi piace. Oddio, madonna, si è chiusa quasi la porta, ragazzi, mi è... No, non mi piace, ragazzi, no. Io non mi fido a stare qua. Vado giù. Scendiamo perché è pericoloso. Hai visto anche tu quel lampo di luce, ma probabilmente era una macchina, spero. Grazie, mi hai fatto venire un attimo l'ansia. Oddio. Ok, ci siamo. Non ho detto che ho fatto, avrò un bastone. Sai, non si sa mai che si può trovare qua dentro. No, bisogna sempre venire un attimo. Leggo scritto come l'Italia, gli italiani merda, tipo. Non vorrei mai che ci... Adesso andiamo fuori. Di qua? C'è là in fondo, cosa c'è? Aia. Raga. Vediamo ragazzi, adesso proviamo... Non ti vedo, sappi che vado a caso perché non so. Sono qua, ciao, ciao, là dietro. Là? Comunque penso che abbiamo quasi finito. No, io su no, no, io su non ci vado mai, perché non hanno visto in che stato è, no. Guarda, guardate come ha ridotto anche il tetto sopra. È da pazzi salire su. Diciamo che quella è stata, mi sa, già le mani ce l'hanno già messe. C'è un macchinario lassù. Per farvi capire che passano. Vediamo se, se non mi avete sentito. Questo per farvi capire che comunque c'è gente che viene. Lì c'è un passaggio. Andiamo a vedere cosa c'è lì dentro. L'importante è non ci siano cose strane, tipo siringhe, cose di questo genere. Che io non ho ancora visto, vero? Questo l'ho mangiato io. Sì, una volta. Wow, era una stalla. È una mangiatoia, sì, delle bestiole. Io spero che vedano tutto. È anche bella grandina. C'è anche l'esterno? Lo dico io, questa è una mangiatoia. Se c'era un convento. Poi di questo dobbiamo fare. Ho già fatto pausa, no, non capisco. Ne stai facendo un altro? No. Non era qui, io ero convinta fosse qui, ma non era qui. Sei sempre mi aspetta mio marito, come potete vedere. È sempre così protettivo. Sono sempre protettivo, dove guarda sei? Con che cosa giro. Sì, ho capito, però magari se mi dai una mano ogni tanto, non è che ti cadono le braccia, eh. Tanto se, le, se ti cadono qua, sta tranquillo che poi le recuperiamo. Cosa hai visto? Niente, niente. Bene ragazzi. Questa è stata una piccola visita di questa villa San Bernardino. Io penso che era un convento, perché comunque c'è una croce sopra l'entrata. Non lo so. C'è una croce piccolina. Ma potrebbe essere stata soltanto una. Come si dice? Una. Quindi boh. Penso che non ci sia nient'altro da vedere. E poi è tutto vuoto, penso. Vabbè, magari vediamo. La cosa se inquietante è stata quella camera da letto bruciata. Vi giuro,
sono entrato dentro, ho cominciato a sentire il mio senso di nausea, roba di vomito. Finché non sono uscito fuori non mi sono ripreso un attimo, ho dovuto stoppare il video perché... E correre giù attimo, perché sennò cioè, la prima volta in assoluto addosso. Che mi succede una cosa del genere quando vado a visitare i posti. Scusate le riprese, io ho fatto del mio meglio, però cioè, abbiamo la luce in faccia. Non lo so, ragazzi. Se troviamo qualcos'altro lo registriamo. Registriamo, tranquilli. Alla prossima. Alla prossima. Ciao raga. Ehi là.